Ciao, e allora il sistema immunitario? Come farlo funzionare al meglio? Cos'è? Come funziona? E soprattutto, quale atteggiamento mentale possiamo adottare per fare in modo che anche il nostro sistema immunitario fisico funzioni alla meglio? Come stai? Stai bene? Fisicamente? Ti senti bene? In salute? Psicologicamente? Questo è molto importante. Senti che sei una persona per la quale vale la pena battersi? Senti di essere una persona importante, che per te vale la pena rimanere in salute? Perché il sistema immunitario è un insieme di succedimento nel tuo corpo che ovviamente spende energia per rimanere attivo, che ovviamente ha bisogno di essere sveglio per funzionare. E tutto questo accade, succede, se c'è la motivazione di preservare un corpo in salute. Se tu pensi di meritare di rimanere viva o vivo, se c'è un senso nella tua esistenza. Quindi il punto base da cui si parte è la naturale sensazione che è giusto che noi stiamo al mondo, che è proprio quella che dopo una relazione con una persona che invece ti ha demoralizzato e ti ha umiliato, potrebbe non esserci questa sensazione che è ovvio che merito di essere viva, che merito di essere vivo e di continuare a realizzarmi perché devo fare ancora tante cose. Tu pensa ai bambini, quando la maggior parte dei bambini, quando non hanno ancora sviluppato l'odio per se stessi, perché naturalmente si amano, perché naturalmente è così, e noi sì, quando veniamo al mondo siamo vivi, è normale che sentiamo la vita come giusta e poi ci sentiamo in qualche modo entusiasti. I bambini, a proposito del sistema immunitario, quanta facilità hanno di essere aperti naturalmente. Naturalmente fluire con la vita, quanto sono capaci di fluire con la vita, quindi essere senza delle tensioni, la loro energia gira liberamente. Ecco, quindi tutte le funzioni del corpo, ma anche se c'è qualche piccola cosa che non va, viene subito spazzata via. E quando i bambini incontrano qualcosa che invece non va, i bambini che sono aperti alla novità, sono aperti alla vita, quando incontrano qualcosa che stona con loro, qualcosa che, come dire, che non fa piacere al tatto, oppure che non fa piacere all'odorato, oppure che non va bene per il palato, loro dicono di subito di no, la sputano, la rifiutano. Se tu insisti a volerla dare, si arrabbiano, si impuntano, cominciano a piangere. I bambini potremmo prendere esempio da loro per questa chiarezza che hanno nel scegliere quello che vogliono da quello che non vogliono e come riescono a rifiutare quello che non vogliono. E guarda caso, in questa cosa che sta succedendo adesso nel mondo, i bambini sono i meno colpiti, perché forse il loro sistema immunitario, come anche il loro, chiamiamolo, atteggiamento immunitario, funziona molto bene o funziona molto meglio di quando non funzioni negli adulti e tantomeno forse negli anziani. Allora i bambini non si mettono a discutere, non si mettono a spiegarti, no, guarda, perché questo, no, come facciamo noi con gli alieni quando vogliamo fare qualcosa di diverso da quello che loro si aspettavano da noi, sentirsi di dover sempre spiegare, anche quando succede qualcosa di male a noi, quando un'altra persona ci fa male, poi dovergli spiegare che quello non va bene e che forse sarebbe meglio prendere un po' le distanze. A proposito di no contact, che con gli alieni, quelli più leggeri si può anche fare, oppure quelli che non sanno ancora dove abiti, quelli che non possono in qualche modo dopo influenzarti. Sì, in relazione ai quali ti puoi sentire sicura e sicuro se metti della distanza oppure li blocchi, metti la distanza tra di voi oppure li blocchi.
Un altro discorso è con gli alieni con i quali hai convissuto, che vi conoscete bene, che sanno tutto di te, allora lì non ti senti tanto a tuo agio a tagliarli via, appunto, no? Come possono fare i bambini che non hanno, non hanno ancora la comprensione del mondo, come funziona. Infatti, quando tu sei un bambino che si comporta in questo modo, in un modo spontaneo, e hai genitori alieni, ovviamente ti scotti essendo spontaneo, perché verrai punita, verrai punito. E la punizione ovviamente rappresenta il pericolo, perché se tu non volevi mangiare qualcosa perché il tuo palato ti diceva che quello non è buono, quello rappresentava, non voglio dire un pericolo, però qualcosa di diverso da te. Quindi potrebbe essere un antigene, parlando di sistema immunitario, cioè qualcosa che il tuo sistema immunitario, il tuo corpo sano riconosce come non giusto per te, come strano, come alieno, appunto, una cosa diversa da quello che tu sei, da quello che tu scegli. E quindi potrebbe rappresentare un pericolo, e quindi per sicurezza si invita ad uscire, si elimina. Il sistema immunitario lo elimina. Mentre se quando fai questo, l'effetto, per esempio, tu rifiuti un cibo che ti viene imposto dai genitori, quando sei piccolo lo rifiuti perché non piace il tuo palato, quindi lo sputi. Se a causa di quell'azione il genitore ti attacca, e il genitore è molto importante per te quando sei piccolo, rappresenta tutto, tutta la sicurezza, la tua sopravvivenza, ecco. Se chi ti dà la sopravvivenza ti attacca, se tu ti spaventa o se ne va, o insomma vedi che non è più dalla tua parte, se tu non accetti per esempio quel cibo che non ti piaceva, allora tu stacchi la tua sensazione di quello che è giusto e sbagliato per te, e semplicemente ti sottometti alla volontà dell'adulto, e quindi già lì violi i tuoi confini, non hai più i confini, e in questo modo ti abituano a non sentire le tue sensazioni su cosa è tuo o su cosa non è tuo, su cosa ti piace e cosa non ti piace, su cosa risuona con quello che sei, cosa non risuona con quello che sei. È su questo che si basa anche il sistema immunitario. Il sistema immunitario che non funziona a monte ha questo atteggiamento mentale di non fidarti di te. Oppure dopo una relazione con un alieno che ti umilia, che ti toglie la dignità, che ti dice che non vali, che ti tratta come una persona che non vali, e questo poi ti passa l'informazione che non vali. L'informazione che hai dentro di te è che non vale la pena lottare per te. In più, con questo sistema staccato, che non è molto importante quello che senti tu, la tua percezione, il tuo gusto. Allora, oggi mi sembrava importante parlare del sistema immunitario, perché il sistema immunitario è ovviamente alla base della sopravvivenza nella vita. E il sistema immunitario a monte, io, se non mi conosci, credo oppure lo so che tutte le cose che succedono nel fisico a monte succedono prima nei pensieri. Quindi, se tu hai un atteggiamento mentale sano, che ti vuoi difendere perché sai che sei importante, allora anche il tuo sistema immunitario nel corpo sarà motivato a fare la stessa cosa, a difenderti e a mantenerti in salute, a lottare per te. Mentre se pensi che non vale la pena, avrai anche un sistema immunitario fiacco, cioè tutto questo succedimento che dovrebbe essere attento per come funziona il sistema immunitario, per trovare subito se c'è qualcosa di strano, per analizzarlo, per capire se è veramente strano, e poi quando capisce che è veramente strano, se è veramente strano, eliminarlo. Ecco, questo non succede ovviamente se non c'è l'intenzione di base di preservarsi, di proteggersi, perché siamo importanti. Allora, parlando proprio del sistema immunitario, proprio se ti interessa l'informazione di base che sai già, però giusto così per ripetere, allora, come si protegge il nostro corpo? La cosa più evidente dal di fuori è la pelle che è un confine. Anche le nostre cellule, quindi anche dentro di noi ci sono cellule che hanno le membrane, ecco, ci sono degli elementi protetti da quello che può assomigliare la pelle, quindi una barriera, proprio come una barriera fisica. Infatti la pelle ci protegge, in caso di talli non ci protegge più, perché lì la pelle, per esempio in caso di ferite, è aperta e lì ci può essere un'infezione, quindi lì bisogna fare molta attenzione. Mentre quando la pelle è sana non c'è bisogno di fare attenzione
a non toccare niente, che sia tutto sterilizzato, perché è già la pelle che ci protegge da tutto, tutti i batteri che ci sono fuori, ecco, dal mondo esterno. Ci sono altri, ovviamente, sistemi che il corpo usa per proteggersi, per esempio le mucose che sono viscide, io lo racconto perché mi piace, ovviamente. Cioè, lo racconto non per farti capire, perché probabilmente lo sai già come funziona il sistema immunitario, ma perché parallelamente a queste cose fisiche che fa il nostro corpo, è bello anche riflettere su come si rispecchia in quello che invece noi facciamo, quali sono le nostre modalità di comportamento. Quindi la pelle, diciamo, rappresenta la barriera, il confine, che già in qualche altro video, ho spiegato che secondo me si fa chiarendoci su quello che siamo e su quello che non siamo, quindi cosa c'è dentro e quello che è fuori, cosa è nostro e vogliamo che sia nostro, cosa invece non ci appartiene. Se abbiamo una idea chiara su questo, su questa divisione, ecco che in mezzo naturalmente si crea un confine energetico, ecco, che potrebbe essere rappresentato dalla nostra pelle sul corpo. Poi appunto le mucose sono qualcosa di viscido, qualcosa in cui i batteri rimangono intrappolati. Per esempio, ecco, già nel naso, perché quando inspiriamo l'aria dal naso, molte le polvere, molte cose vengono intrappolate, si attaccano a questa mucosa che è un po' come una, allora, colla è brutto dire, sì, è una sostanza a cui è facile, ecco, che qualcosa che vola nell'aria si attacchi. E invece di attaccarsi al nostro corpo, tra il nostro corpo e l'aria c'è questa mucosa che appunto fa da protezione. Intrappola la polvere, i batteri. Quando appunto ce ne sono troppi, viene proprio da soffiarsi il naso, da tossire per esempio, da starnutire. Ecco, quando si vede una persona starnutire si dice una persona malata. No, è una persona sana, perché proprio perché le sue mucose sono sane, il suo corpo è sano e quando percepiscono la presenza di batteri che potrebbero nuocere, ecco che si starnuta o si tossisce. Però è importante stare lontani da quelle persone, perché nel momento che una persona starnuta, ovviamente i batteri di cui si voleva liberare possono finire nello spazio intorno, ovviamente, possono venire sparsi intorno. Poi ci sono la saliva, per esempio, è come un disinfettante. Anche i succhi gastrici funzionano ovviamente riescono a eliminare i batteri perché sono molto aggressivi. Questo anche è importante, vedi qualcosa che entra, bisogna anche prenderlo con una certa aggressività. Non puoi accettare tutto così senza fare niente, ci vuole presenza, bisogna analizzare quelle cose che sono entrate e con una certa aggressività che la parola non ha. La valenza negativa, secondo me, tante volte si pensa che aggressività è negativo, mentre aggressività, quando c'è un problema molto difficile, prenderlo con aggressività, analizzarlo con forse anche dire vitalità, per non usare quella parola aggressività, con decisione, è ovviamente non solo utile, ma è necessario. Ecco, quindi anche quando veniamo provocati in un rapporto con persone che provocano o che feriscono, lì bisogna dire un no. Però, parentesi, diverso è con gli alieni, perché devi dire con gli alieni devi dire di no, ma non direttamente, non a loro. Ecco, non metterti a spiegare, non dirglielo in faccia, perché lì è diverso perché è come se, perché sei un po' più debole parlando di potere personale, è come se una pecora si mettesse a dire così di no, spavalda al lupo, come se una farfalla volesse sfidare il rinoceronte. Lì è meglio in realtà mettersi in salvo con il contact mentale e prepararsi però a proposito di aggressività, un piano di battaglia. Prepararsi, certo, e mentre ci si prepara a dire di no e a voler eliminare quel antigene, volevo dire, quella presenza aliena dalla nostra esistenza, farlo anche valutando il punto di partenza. Devo sapere se io sono una farfalla o sono un rinoceronte, su quale forza oddio, come si dice, posso contare, se posso contare su quanta anche forza psicologica, quanto anche coraggio, ecco,
quanto so essere determinata, perché se dopo l'altra persona gioca la carta dell'oddio, mi hai ferito, oddio, senza di te non so cosa farò, anche se non è una carta vera, magari poi tu ci credi perché sei ancora dalla nostra parte del disequilibrio, dove dai tanto valore agli altri quando sei così empatica e quindi senti più quello che sente l'altro che quello che senti tu. Ah, magari tu stavi anche male, poi ti dimentichi perché non vuoi che stia male lui o lei. Ecco, allora tu ti dico tutte queste cose, se tu ti conosci, se tu cominci a conoscerti, se tu hai già passato del tempo a osservarti, a osservare lui e osservare lei e farti chiarirti, questo è molto utile poi quando ti prepari per dire di no. E il no si può dire in tanti modi. I bambini, come abbiamo detto, lo dicono spontaneamente, però anche i bambini poi a un certo punto imparano, se hanno i genitori alieni, che non si può dire no spontaneamente, perché dopo subisci un male grande e dopo sei in pericolo. Ecco, allora quindi l'inizio, diciamo, del sistema immunitario, l'inizio di qualsiasi difesa è intanto rimanere sicuro. Quindi se tu sai che dire di no per te è un pericolo, ecco che impari a non dirlo. Ecco, guarda caso, che poi non lo sai dire. Allora, a proposito di tutto questo discorso che ho fatto, ecco di nuovo che parlerò di disciplina. Quindi è importante avere una certa disciplina per farlo. Volevo dire, certo che sarebbe bello fare tutto spontaneamente, che ci venga tutto spontaneamente, ma in realtà anche no, perché per raggiungere una vetta bisogna fare uno sforzo. E c'è sempre una soddisfazione. Anche una persona completamente sana, che ha avuto genitori sani, anche quella persona, se si accomoda nella sua comfort zone e fa solo le cose che sono facili, poi non raggiungerà vette nuove. Invece il bello della vita è proprio mettersi alla prova, desiderare qualcosa e andare, vedere la vetta della montagna e dire: ma quanto sarebbe bello essere lassù e vedere il mondo da quella prospettiva. Per esempio, adesso che l'aria è così limpida. E allora quella è la motivazione di andare, di dire sì, ce la posso fare, perché non provare a farlo? Ecco, quindi raggiungere le vette per le quali ci vuole disciplina non è una cosa che deve fare una persona che si deve salvare o che deve guarire. Bisogna farlo sempre. Se devi guarire, la tua vetta sarà guarire. Ecco, se devi diventare una persona forte, la vetta sarà forte. Se io voglio rimanere una farfalla, però comunque saper come fare, la mia vetta è imparare un metodo dolce per me, cioè della mia misura, che va bene a me e che sia efficace per tenere lontano il pericolo. Ecco, per esempio. E questo è, diciamo, il sistema immunitario mentale, sono i pensieri immunitari, sono il sistema immunitario mentale che funziona. Allora, una cosa che sicuramente, parlando proprio del sistema immunitario fisico, un atteggiamento che sicuramente non lo fa funzionare, come ho già accennato senza dirlo direttamente, è quando si è depressi. Tipico quando si esce dalle situazioni, dalle relazioni con gli alieni. È molto tipica la depressione, anche se una persona non la riconosce, anche se la donna che ama tanto questi alieni e quindi si sente male, si sente, boh, non solo rifiutata, ma anche il risultato dell'essere rifiutata è che lei crede o lui credono di valere poco. E quindi non c'è nemmeno l'intenzione, non c'è nemmeno il pensiero iniziale di voler avere una disciplina per fare chissà cosa, perché niente ha senso. La depressione significa che non c'è nessun tipo di pressione. Per la disciplina ci vuole un po' di pressione per incitarti. Sì, dai, vai, sarà difficile, però forse anche un po' di paura perché non l'hai mai fatto, non sai bene cosa devi mettere nello zaino per fare la camminata in modo che, e poi che tipo di scarpa. Ecco, tutto questo è un po' una pressione, qualsiasi cosa tu vuoi raggiungere. La depressione è quando lasci andare tutto perché non ha senso. Il pensiero a monte della depressione è non ha senso. Allora, come ho detto prima, se non ha senso anche vivere, che senso ha proteggersi se entrano dei virus o dei batteri? Non ha tanto senso salvarti,
sistema immunitario non puoi chiedere, ovvio che non funzionerà nello stesso modo in cui funziona in una persona vitale, che ha degli obiettivi, che deve sopravvivere, motivata. E questo si riflette poi su tutto, non c'è bisogno anche di dirlo, sul movimento, sulla scelta degli alimenti. Ti è mai successo di avere una cosa importante domani, un esame molto importante da cui dipendono altre cose importanti, e di sapere che hai, per esempio, voglia di fare qualcosa che forse non ti fa bene e sai di non poterlo fare perché per domani, perché devi essere in forma. Ecco, questo è l'atteggiamento. Se tu sai sempre che domani è importante, che oggi è importante, perché tu sei importante, quello che stai facendo è importante, sarai sempre un po' costretta e costretto a scegliere le cose che ti fanno bene. Questo è il prerequisito, diciamo, di un sistema immunitario buono è di non essere in depressione, ma di tirarsi fuori, di essere in pressione un po'. Quello che secondo me tira fuori dalla depressione, quando sei proprio in depressione, è proprio arrabbiarsi. È quello che poi tipico l'alieno non ti permette di fare, o i genitori alieni non ti hanno mai permesso di fare. Sembra come se la rabbia fosse qualcosa di negativo. Mentre dipende, ovviamente se sei una persona di buon umore, arrabbiarti non ha nessun senso. Se tu stai bene, anche se incontri qualcosa che non va, lo risolvi. Lì non è utile arrabbiarsi. Ma se tu sei in depressione, arrabbiarti ti serve. Arrabbiarti ti serve, però forse ne parliamo in un altro video se ti interessa, per non allungare questo. Arrabbiarsi serve per tirarsi fuori, anche per arrabbiarti devi sapere che c'è qualcosa che è andato storto, validarlo e capire che hai subito. E quindi quello ti fa venire, sì, la sensazione di rabbia, che c'è dell'ingiustizia, quindi che non è giusto. Allora vedi che prendi già un po' posizione e cominci a batterti per te, per dire non è giusto quello che è successo. E quindi ti arrabbi e quello ti aiuta a voler de decidere determinate cose. Purtroppo, tra virgolette, invece non è un purtroppo. Naturalmente, una delle prime cose che spesso viene in mente in questa situazione è la vendetta. Ti arrabbi perché hai capito che c'era qualcosa di ingiusto, la persona che ti ha fatto subire quell'ingiustizia ti ha fatto cadere in depressione perché hai creduto a quella persona. Ecco, adesso invece vedi più chiaramente cosa è successo, allora ti vorresti vendicare. Però, se posso dire la mia, questo desiderio è sempre meglio di essere in depressione. Io dico sempre, va bene pensarci alla vendetta, massimo 17 secondi per non crearla, massimo 17 secondi, giusto il tempo per rendersi conto e poi subito pensare a indirizzare quell'energia piuttosto in sistemare le proprie cose, che sarà sempre difficile perché se tu sei appena uscito anche da un posto, quando eri in una situazione di abuso psicologico e le tue cose sono rimaste in stand-by, quindi hai tante cose da sistemare e allora la tua vita si è un po', se non molto complicata, le cose si sono accumulate, avrai sicuramente arretrati da sistemare e allora pensare anche a cosa devi fare tu sarà frustrante, però frustrante va bene se prima eri depresso, ecco, perché almeno hai l'idea di fare le cose, altrimenti non saresti frustrato, non saresti frustrato, no? Hai visto quante cose hai da fare e hai pensato non ce la potrò mai fare, invece sì, una cosa alla volta vedrai che ti danno sulla stessa situazione e quando tu ti metti a fare le cose, sai che si dice aiutati che il ciel ti aiuta, quando tu ti metti a fare le cose è incredibile come poi ci sono come degli aiuti che arrivano e tu pensavi di dover fare tutto da sola, invece poi vedi che le cose in qualche modo si anche risolvono anche quando tu non lo fai personalmente. Sono spinto un po' da questa intenzione di farle e dal fatto che lo stai facendo veramente. Un'altra invece situazione che non fa funzionare bene il sistema immunitario è aver paura. Spaventarsi e sentire la paura va benissimo, è naturale. Dura un attimo nella natura, dura un attimo. Tu ti spaventi e ti metti al sicuro. Così, per riassumerlo. Se invece vivi in una paura cronica, come succede nelle relazioni, al punto in cui c'è abuso, e poi questa sensazione di paura può trascinarsi, si può anche come finire in un'abitudine di provare paura, oppure scioccati dal fatto che hai visto una persona che per molti mesi era la persona più vicina a te, per la quale provavi più affetto e pensavi che lei per te provasse affetto, ecco, e quella persona è cambiata da un momento all'altro,
ti rimane questa paura che tutto può cambiare da un momento all'altro. Tu mangi una mela e poi ti può far male. Perché lo sai tu? Sì, le mele sono buone, ma quella mela, come sì, le persone sono buone, ma quella persona si è rivelata un mostro. Quindi tra tutte nascondeva qualcosa che non sappiamo definire, qualcosa di alienico, come un veleno. E allora anche un frutto, e se fosse velenato? Ecco, certe volte sì, adesso ho un po' esagerato, però nemmeno tanto, nel senso che certe volte questa paura che ti rimane in realtà è la paura che le cose non siano poi come sembrano, che poi le persone non ti aiuteranno, che tu vuoi fare qualsiasi cosa nella vita che le altre persone fanno tranquillamente e di solito va bene, invece tu ogni cosa hai paura, ma le persone mi aiuteranno o mi si rivolteranno contro? Andrò anche in ufficio a rinnovare la carta d'identità, ma la persona mi aiuterà o ci saranno dei problemi? Sempre quest'ansia di fondo, questo è il ricordo che lascia di solito una situazione, una relazione in cui c'è stata questa violenza, no, psicologica. E in cui c'è stato veramente questo shock di vedere una persona amichevole, amorevole, non mi viene la parola, trasformarsi di colpo nell'essere più pericoloso per te, che poi ti ha devastato la vita, l'esperienza. Quindi queste sono le due situazioni, diciamo, la depressione, che secondo me può venire affrontata arrabbiandosi, cominciando a vedere le cose più chiaramente, chiarendosi, non che voglio dire che questo sia facile, ma che questo sia utile, e la paura che invece, sì, non ho finito di dire, perché la paura non blocca il sistema immunitario, perché cioè, il nostro corpo funziona così naturalmente, il sistema immunitario ovviamente richiede un po' di energia per difendersi, quando invece dobbiamo scappare da un pericolo, tutta l'energia va, per esempio negli arti o nella modalità fisica che serve per fuggire o per attaccare, quindi la forza fisica delle mani per attaccare, delle gambe per fuggire, di solito proprio va negli arti con l'adrenalina anche, c'è tutto un sistema che io non conosco alla perfezione, però in linea generale capisco come funziona. Quindi si toglie l'energia e l'attenzione, si toglie dagli organi, dai visceri, dalla digestione e dal sistema immunitario, ecco. Non diciamo che il sistema immunitario va in secondo piano se tu c'è un pericolo, perché lì se hai due batteri in più, due batteri in meno nel corpo non significa niente. Prima salvarsi fisicamente e dopo salvarsi da qualche eventuale sì, attacco interno, infezione interna. Il problema appunto della paura cronica, della paura che rimane, quest'ansia, questa che rimane in sottofondo dopo le relazioni strane, pericolose, fa in modo che sempre questa energia vada in posti sbagliati e che blocchi il sistema immunitario, proprio come fa durante una fuga. Però la fuga dura un minuto, mentre la paura, come forse lo sai, la paura dopo essersi scottati in un modo così assurdo e così spaventoso, rimane. E se rimane in sottofondo, il sistema immunitario rimane, bloccato. Ecco, perché la natura non ha previsto i mostri, la violenza psicologica, la natura non l'ha prevista, non è una cosa naturale. Infatti io dico, non è nemmeno, appunto, non è aggressività, non è violenza, è proprio il thriller, è proprio qualcosa di mostruoso, alieno, non si trova la parola, usiamo questa, è alieno. Sicuramente senza nessuna empatia, senza nessun sentimento. A proposito di questo, per anche finire un certo punto, mi sto allungando. A proposito di questa paura, volevo dire una cosa sui rimedi. Quando si sceglie rimedi piuttosto che gli aiuti per il sistema immunitario, e se sei in uno stato così di ansia, di paura, è sicuramente utile aiutarsi con quello di cui sei sicura, a proposito anche dell'effetto placebo. Quindi, se ti propongono di prendere cose di cui hai paura, non farlo. Per esempio, qualcuno ti dice: prendi questo integratore e tu non sei proprio sicuro, non sei proprio sicuro, ecco, non c'è bisogno di prenderlo, perché se prendi una cosa nuova e quello ti aumenta l'ansia, il sistema immunitario che doveva essere nutrito da quell'integratore, per esempio, non
No, no, non sarà nutrito perché sarà spento perché tu avrai paura. Quindi la prima cosa è mettersi al sicuro. Se tu credi nel, io parlavo dell'aglio, se tu credi nel che l'aglio va bene perché lo prendeva tua nonna, perché ti fa stare tranquilla, perché è tranquillo, non hai queste paure che ci possa essere un effetto collaterale incontrollabile, allora punta su quello, cose semplici, in modo che la prima cosa importante è tirarsi fuori dalla depressione. E sentirsi sicuri, fare le cose in sicurezza. Siamo anche in casa, dovremmo avere una sicurezza in questo. Ovviamente va aperta una parentesi, ma non qui. Chiedi se hai bisogno del video, se sei chiusa in casa adesso con una persona di cui hai paura. E se ti sta succedendo, se sei una persona che segue il mio canale e ti sta succedendo, scrivilo nei commenti. Io riesco a leggere i commenti, non riesco a rispondervi, però vi leggo. Allora, cosa dire ancora del sistema immunitario? Un'ultima piccolissima cosa a proposito di alimentazione, è molto 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 importante inserire nel nostro corpo le cose che ci fanno bene ed evitare di assumere quelle che non ci fanno bene. Proprio ieri ho parlato con una ragazza che, riassumendo il nocciolo, poi era questo del discorso: quanta frustrazione c'è a 40 anni a capire, dopo tutto quel tempo in cui hai vissuto, hai pensato che certe cose sono ovvie, scontate, naturali e funzionano così, per esempio il cibo, l'alimentazione, e poi scoprire di non sapere niente di questa cosa. E non solo, la mente si rifiuta proprio di osservarsi, anche di scrivere un diario alimentare, perché mangi, cosa mangi, perché è frustrante, perché vedi che quello è un po' sempre una gratificazione, non vuoi cambiare mai abitudini, a volte è una fuga. E invece l'alimentazione è molto importante, a parte rispecchia tutto quello che siamo costretti a buttare giù. Ecco, quindi anche la voglia di mangiare cose che non ci fanno bene non è casuale, anche quello rispecchia quello, qualcosa che c'è stato prima a monte. E allora è molto importante all'inizio osservarsi, perché lei, la ragazza, voleva cambiare qualcosa della sua alimentazione e non riusciva. E questo era, sì, questo è difficile, perché dice: ma come ho deciso di fare questo tipo di dieta e non riesco mai a farla? Questo è perché la scelta di cibo rispecchia la scelta delle persone, delle esperienze, di quello che poi alla fine ti costringi a mandare giù anche quando non ti fa bene. E poi questo viene rispecchiato dalla voglia che hai di fisicamente inghiottire cose che non ti fanno bene, del tipo, ma anche di questo si può parlare in un altro video. Un po' l'abbiamo già accennato. E la soluzione è sempre osservarsi, anche se è difficile, a volte non si può fare, perché, come ho detto all'inizio del video, siamo state forse anche abituate, se non allenate, se non proprio addestrate a non sentire, a non dare valore a quello che sentiamo. In verità sì, per sentire lo sentiamo ancora, io ne sono sicura, solo che può essere coperto da altre cose, da tutte le nozioni, da tutti i noi. Sì, devi fare questo, non bisogna fare quell'altro, sì, i divieti, e quindi non prendi proprio in considerazione. Però volendosi fermare e ascoltare, per sentire quello che succede veramente, segnarselo, tenere un po' di tracciamento, ecco, sicuramente ci insegna tante cose, ed è difficile farlo se tu hai avuto genitori alieni, perché a quel rendersi conto di quello che sta veramente succedendo, quando eri piccolo, probabilmente seguiva una punizione o un disastro o qualcosa di spaventoso. Allora, il nostro sistema immunitario, prima dicevo delle mucose, dei succhi gastrici, della pelle, una parte importantissima del sistema immunitario, quando poi i batteri e i virus riescono a oltrepassare tutte queste barriere che abbiamo elencato, è proprio il sistema immunitario vero e proprio, che succede dentro i nostri anche vasi sanguigni, dentro il corpo, dove ci sono gli anticorpi che sono proprio addestrati appunto a spottare questi alieni e a capire che tipo di alieni sono, quindi come affrontarli, però col fine sempre di toglierseli dai piedi. E questo è molto importante, perché dovrebbe anche essere sempre l'atteggiamento nei confronti di qualsiasi persona aliena che ci capita nella vita, sempre. Con molta attenzione, parlando di farfalle e rinoceronti, con molta attenzione a come poi si eliminano gli alieni, quelli pericolosi. Quindi il cappuccetto rosso non può andare lì a dire al lupo:
Vattene via perché mi hai fatto male, sempre questa spiegazione tipica della donna che prevalida tanto gli altri, quindi non può togliersi così di sua spontanea volontà, scappare e tagliare i ponti, no, perché deve spiegarlo, no? E tutta quella spiegazione in realtà allaccia sempre di più un rapporto. Tra l'altro, più ti agiti mentre lo spieghi, più l'alieno e l'aliena sono contenti e sono ancora più convinti che tu sei la persona giusta perché è quello che vogliono, l'energia, e lì tu gli dai tanta energia. Invece qui sarebbe da usare tutte le tecniche, e invece su questi video sono già stati registrati, per esempio il protocollo, per esempio il no contact mentale, tutte le tecniche che ci permettono di dire di no all'alieno mentre diciamo sì a noi stessi, e questo non è mai un no che dici a lui, non è mai un no a voce alta, non è come il bambino che dice no e si impunta. Questo è un no consapevole della situazione in cui si è, e quindi deve essere un no deciso, detto al nostro interno, deve essere un'idea chiara. Cosa succede se tu dici no a voce alta all'alieno? Al di là delle cose che l'alieno potrebbe fare come vendetta, lui sì che si vendica. Se è covert, non lo sai che lo sta facendo. Attenzione. Questo no forte, quando tu lo dici veramente fuori, poi ti potresti spaventare dell'effetto che ha fatto, come ho detto prima, soprattutto se poi lui o lei usano la carta del mi ha fatto male, mi hai fatto male, e tutto quello a cui tu credi, che invece è la solita maschera di Gassman, adesso no, facciamo che siamo quelli feriti, così lei si sente in colpa, infatti tu ti senti in colpa. Quindi se tu lo dici apertamente sarà molto più difficile e non potrai avere questo no chiaro interiore perché ti sentirai in colpa, ti sentirai sbagliata, e quello è la depressione. Non vale più la pena di batterti per te perché sei brutta e cattiva, sei brutto e cattivo, sei sbagliato, sei sbagliata. Allora bisogna dire un no chiaro dentro di sé, e il supporto che aiuta moltissimo questo è il quadernino, che poi non mi ricordo, ho mai registrato un video sul quadernino. Il quadernino aiuta tantissimo perché quando tu leggi quello che è successo ti rinfresca la memoria e questo no dentro di te cresce. Poi paradossalmente, proprio con gli alieni che faranno sempre il contrario di quello che vuoi tu, nel senso che se tu vuoi collaborare loro faranno sempre il contrario, ecco che se tu invece a loro dici di sì, ti relazioni in un modo piatto, non fai vedere mai l'energia, un profilo super basso, forse un po' malaticcio, così senza tanta voglia. La dissoluzione del rapporto, no, il sfumataggio, come dicevamo, allungare queste pause di poco così lui non si accorge, però sei sempre meno presente, sempre meno disponibile, però lui non si accorge, lei non si accorgono, no? L'alieno non si accorge perché allunghi questo allontanamento pian pianino. Questo secondo me è il modo più sicuro per farli sparire. Ecco. In realtà ho detto tantissime cose in questo video, e è molto 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 importante secondo me questo atteggiamento, al di là di ogni alimento integratore, cosa che possiamo fare che poi ci verrà spontaneo, al di là di ogni cosa che possiamo assumere da fuori, stavo dicendo, quando parti da dentro secondo me è proprio decisivo, e poi appunto ti verrà la voglia di scegliere fuori, riconoscerai le cose giuste, gli alimenti giusti, gli integratori giusti, il libro giusto, il video giusto. Parte dell'atteggiamento mentale giusto. Quindi, per riassumere tutto il video, l'atteggiamento mentale giusto da assumere per essere difesi, per essere al sicuro, per essere sani e forti, per un sistema immunitario, prima psicologico e di conseguenza fisico che funziona, è io sono importante. Io certo che merito di vivere perché io servo a questo mondo, sono qui per qualcosa e forse so anche bene per cosa. E sono importante e quindi devo avere tutte le energie e la salute per fare questo. Adesso quindi ti libero, chiudiamo questo video così sia io che tu possiamo andare a fare queste cose importanti. Sì, è un lavoro a volte difficile. Però io lo dico sempre, a fine giornata è diverso il modo in cui guardiamo indietro, andiamo a dormire. Può essere stata una giornata difficile, certo, non tutto magari è riuscito, però l'intento è stato di farlo, e poi alla fine della giornata siamo soddisfatte, siamo soddisfatti.
E questo è importante, non avere una vita semplice, una vita facile, ma avere una chiara chiarezza nel pensiero e la forza, la volontà, il coraggio di andare avanti, e la motivazione e quindi l'amore per se stessi. Ti abbraccio tantissimo, tantissimo. Ti voglio bene e spero tanto che se tu non ti senti ancora importante, di essere riuscita a mandarti un po' questa informazione. Che lo sei e se non lo sai adesso, segui le indicazioni per come se tu lo fossi, vedrai che tra un po' di mesi o tra qualche anno, guardandoti indietro, ti ringrazierai per esserti rimboccata le maniche, per esserti rimboccato le maniche e per aver cominciato a fare, nonostante il fatto che forse non ci credevi ancora. Rimboccarsi le maniche e cominciare. Ciao.